Sono finalmente arrivate le LUT del DJI Mini 4 Pro. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Avete visto riprese eccezionali grazie a questo piccolino Mini 4 Pro, profilo colore D-Log M e LUT in collaborazione con il mio amico Mauro Tandoi Film. Ci ha impiegato un po', ragazzi, per testare a fondo queste LUT che ha creato per il DJI Mini 4 Pro, ma il risultato è davvero eccezionale. Cosa sono le LUT? LUT è un acronimo, sta per Lookup Table. Sono dei preset, dei pacchetti colore da applicare alle riprese fatte in D-Log M per il DJI Mini 4 Pro, così da ottenere in un click dei colori perfetti. I file D-Log M sono più semplificati rispetto ai D-Log, sono file logaritmici, 10 bit di profondità colore, tantissima informazione. Quando noi li vediamo sembrano sbiaditi, poco saturi, ma facendo post produzione e color correction possiamo ottenere dei risultati eccezionali. Non tutti sanno come fare al meglio la color correction, anche perché i file D-Log M, che vi ho detto sono diversi dai D-Log, hanno già una curva di contrasto in linea con i normal, quindi il margine di manovra è poco e bisogna avere tanta esperienza per fare la color correction. Esperienza che ha Mauro Tandoi Film, si è preso il suo tempo, ha provato davvero in tutte le condizioni queste sue LUT, un pacchetto da 20 LUT. Le immagini le state vedendo e oggi le potete trovare sul mio sito a 29,90€. Tra le altre cose, siamo nella settimana del Black Friday, ragazzi. C'è un meno 25% su tutti i prodotti, compreso le LUT per i Mini 4 Pro. Affrettatevi perché finisce domenica sera alle 24. Questo drone è davvero eccezionale, ha tre profili colore. Oltre al normal e D-Log M, anche profilo HLG. Non riesco ancora a credere che tanta tecnologia e tanta qualità sia in un piccolino del genere, anche perché questo è un drone C0 e volerà per sempre in scenario urbano, sopra le persone non informate, mai assembrate, e il pilota potrà non avere l'attestato di competenza, anche se vi consiglio sempre di farlo. Trovate un video in descrizione per farlo in maniera gratuita e vale in tutta Europa più Liechtenstein, Svizzera, Norvegia e Islanda. Tornando a questo drone, trovate il link in descrizione. Se lo acquistate
laterali ovviamente aiuterete il canale. Come aiuterete il canale? Se acquisterete il loot che trovate sul sito www.andreapinotti.com, il link è in descrizione. Lì trovate le loot per tantissimi droni e diffidate di chi fa loot universali. Non è così, ogni drone ha la sua parte software e ha una camera ben specifica. Per questo motivo vanno studiate per singolo drone, è quello che facciamo da sempre insieme a Mauro. In tantissimi l'avete acquistata e siete rimasti soddisfatti, la cosa mi fa tantissimo piacere. Non c'è cosa più bella, ragazzi, che avere delle riprese con dei colori da film. Sul sito trovate anche i pacchetti cinema, quella è color grading, loot che creano l'atmosfera di tanti film che hanno fatto la storia del cinema. Vi ricordo che le loot sono compatibili con tutti i programmi che le supportano, i principali sono Final Cut, DaVinci Resolve che nella versione base è gratuito ed è un fantastico programma, oppure Filmora o Adobe Premiere, ma ce ne sono diversi. Sul sito trovate anche un video che vi spiega passo per passo come inserire le loot in semplici passaggi sui principali programmi di video editing. Vi basterà un click. I consigli per fare le riprese al meglio sono sempre i soliti. Le loot si applicano sul profilo colore di LogM, quindi impostate profilo colore di LogM. Seconda cosa, mettete in manuale il bilanciamento del bianco e impostatelo tra 5200 e 5500 gradi Kelvin. Terza cosa, utilizzate i filtri. Questa camera, ragazzi, è molto luminosa, apertura f1.7, quindi in condizione di luce vanno usati i filtri. Non sapete come usarli? Guardate questo video che vi lascio nelle schede. Vi spiego come fare a scegliere il filtro corretto, come fare tutte le impostazioni, così potrete realizzare video in linea con la regola dei 180 gradi con l'effetto motion blur video cinematografici. Le loot faranno il resto sui colori. Comunque le riprese parlano da sole. Ringrazio Mauro Tandoi Film. Vi ricordo che sul suo canale YouTube trovate dei video che vi raccontano la genesi di queste loot, come le ha create, i parametri su cui ha lavorato. Vi ricordo che le riprese migliori sono sempre quelle dove il sole lo avete alle spalle e illumina quello che state riprendendo. Quindi scegliete anche le direzioni delle riprese con i vostri droni. Spero che questo video vi sia risultato utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi trovate con queste loot o con le altre loot che avete preso sul canale. Ricordo, link in descrizione www.andreapinotti.com. Sfruttate il Black Friday, iscrivetevi qui sul canale e seguitemi su tutti i miei social, a maggior ragione su Telegram, dove personalmente scelgo ogni giorno le offerte vere che trovo in giro per il web. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!